Allora, volevo appunto, leggevo adesso lì sulle notizie che passavano nell'ANSA dello sport, Sacchi a questa Juve manca poco per vincere la Champions. Io lo dico da un po' di tempo, ma nessuno che commenta sotto, che questa Juve, a parere mio, non è che manca poco, è pronta per vincere la Champions, proprio per il fatto che tutto quello che poteva sbagliare nell'ultima Champions per errori veniali, non di struttura, ma errori di supposizione e di anche mancanza di organico, perché ci mancava Dybala l'ultima partita, che abbiamo visto che con una Morata così finiva 7-8-0 con Bayern. Se ci fosse stato Dybala, chi lo pigliava in contropiede? C'è stato il Bayern che era completamente un Bayern che probabilmente vincerà la Champions, ma questa Juve ha dimostrato di essere più forte, ma nettamente. Abbiamo regalato un primo tempo, da sotto di 0-2 siamo riusciti a recuperare 0-2 a due pari, già quello la dice lunga. In più con un Guardiola che era nervosissimo, in più nel ritorno per un'ora c'era Guardiola che era completamente lì, che non sapeva cosa fare. Ci è servito un nostro panchinaro per farli vincere. Coman, se non entra Coman, purtroppo ci mancava Chiellini, che è il più alto difensore che abbiamo, oltre che Dybala. Cioè, abbiamo avuto tutte, non, delle, delle, una, è stata una leggera sfortuna che ha fatto sì che pigliassimo gol proprio al 90esimo. Tante cose che non succederanno più un altro anno. I 90 minuti in un altro anno la chiudiamo la partita, le vinciamo tutte, e io ve lo dico già per iscritto: un altro anno vinceremo la Champions a mani basse. Il campionato non so se riusciremo a farlo e a vincerlo, perché dopo 5 anni è ciclico che devi lasciare la mano, perché è impossibile rifare quello che abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo chiuso in bellezza, secondo me, con lo scudetto, perché eravamo, ma un altro anno ci sono squadre che si rafforzano, noi avremo la testa troppo concentrati sulla Champions. Proprio per questo motivo qua, errori di concentrazione non dovremmo più patirne, e siamo usciti per poca concentrazione, ci siamo lasciati sfuggire proprio questa Champions qua, che era già nostra secondo me, proprio facile. Ho visto adesso le partite dei quarti, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, la squadra che si avvicina più alla Juve forse è proprio il PSG, che deve ancora secondo me crescere molto. Le altre squadre sono in fase calante, Barcellona, Bayern, sono nettamente in fase calante. Abbiamo le inglesi che cominceranno a crescere un altro anno, i francesi, soprattutto il PSG, un altro anno è pronto anche lui, e il Real che ogni anno fa tutto, è un po' l'Inter dell'Europa, Real Madrid. Non è un caso che ne ha vinta una negli ultimi 20 anni, in 20 anni ne ha vinte due probabilmente, una rubata con un gol in fuorigioco contro di noi, netto fuorigioco, perché sennò ai rigori poteva succedere tutto quello che poteva succedere, mentre quell'altra l'ha vinta adesso la decima con un allenatore italiano. La dice proprio lunga su questa squadra qua. E dopo aver vinto la Champions sono andato via. Pensate, proprio l'Inter dell'Europa, dico Inter, scusate, mi scusi gli interisti, ma proprio l'Inter, perché tengono Mancini. Mancini un altro anno confermato, e io godo. Cioè, confermare uno che fa spendere, fa andare in rosso, fa rischio di fallimento un altro anno, se non interviene qualcuno esternamente, l'Inter, come con che soldi si iscrive in Serie A? Affitto da pagare dello stadio, ingaggi pazzeschi di giocatori, buco pazzesco, dove li piglia i soldi? Quindi, la dice Luca, chi è che ha fatto questo danno? Mancini. L'unico responsabile, quindi. Chi è che ha fatto, chi è che deve pagare? Mancini. Chi hanno confermato? Mancini. Real Madrid e Inter sono della stessa pasta. Sono Real Madrid, se non altro, ha dalla sua un potere di acquisto enorme. Eppure, non è un caso che negli ultimi incontri la Juve, mi sembra che nelle ultime 2 o 3 volte li abbiamo buttati fuori. Quindi, che dire? Che dire? Vabbè, questa Juve è pronta. Sacchi, dopo aver visto Juve Milan, ci è rimasto un po' male, ha detto manca poco. No,
No, Sacchi, questa Juve è pronta per non vincere, stravincere la Champions. E un altro anno vedrete se non ho ragione. Lo vedremo un altro anno. Poi non venitemi a dire, oh Davide è azzeccato. No, è acqua calda questa qua, ragazzi, è acqua calda. Questa Juve qua. Poi fare il triplete, quella è una cosa che ci vuole un po' di fortuna. Un po' di fortuna. Ma un'altra cosa voglio dire, non siamo come l'Inter che chiude un ciclo vincendo una Champions proprio per il rotto della cuffia. Noi partiamo già da quest'anno che l'abbiamo buttata via, ne vinceremo una, due, tre, faremo un bel filotto, un bel filotto, perché battere questa Juve soprattutto, poi probabilmente tra due o tre anni ci sarà la Superlega e ci sarà forse il Milan ripescato, la Juventus che farà parte, l'unica squadra che potrà far parte di questa storia. Io mi auguro che questo non accada, proprio perché squadre come il Sassuolo e come il Sunderland lì, come cazzo si chiama lì, di Ranieri, possono fare queste storie che sono la bellezza del calcio. Il Sassuolo che vince lo scudetto è la stessa cosa che potrebbe accadere in Italia se succedesse quello che sta succedendo in Inghilterra. Paradossalmente l'Inghilterra, che non vince un cazzo nelle nazionali da molto tempo, attenzione a questi europei, attenzione all'Inghilterra. Questo è il calcio, signori. Volevo solo dire che questa Juve non è manca poco, come dice Sacchi, come ha detto Sacchi, è pronta, strapronta per non vincere, stravincere la Champions. Tutto lì, ciao.